Ad ogni modo, c'è un altro fatto molto importante. Con queste due energie noi possiamo eliminare la forza di gravità. Perché? Che cos'è la forza di gravità? La forza di gravità non è altro che energia solare che è più forte dell'uscita dell'energia terrestre. Difatti, noi abbiamo mandato su un piccolo missile senza propellenti. Aumentando enormemente l'energia terrestre, quello ha galleggiato, è salito e è andato in alto. E dopo l'abbiamo fatto esplodere da là. Il tempo antico c'erano i sassoni grossi, vero? Enormi. E allora dicevano che ci volevano 4, 5, 6 mila persone per trasportarli. Ma facciamo un ragionamento. Questo terreno qua, che siamo abitati noi, ci abitiamo noi, adesso è privo di energia terrestre, molto debole. Una volta invece era forte perché non c'era né piante che assorbivano energia terrestre, né animali, né uomini, né oggetti, non c'era niente, quindi era libero. E quindi allora tutti gli oggetti galleggiavano perché c'era energia uscente. Ora che cosa succede? Non riesco mica a capire perché non vogliono capire che la forza di gravità è l'energia terrestre più debole di quella solare. Ma quando cominceranno a capire questo, dice che ci vuole 15 mesi. Vabbè, è venuto qua l'anno scorso tre grandi scienziati premio Nobel, un americano, un inglese, una signora americana, che mi ha detto di non dire il nome, non lo posso dire. Sono venuti qui, sono entrati in laboratorio l'anno scorso 1989, no, 1989. 1989, sono entrati e quando sono uscito ho detto usciamo nel 2150. E perché? Perché solo nel 2150 cominceranno a capire queste cose. Io gli ho detto sono soldi, chi me ne frego? Sono soldi. Quindi siete voi che dovete andare avanti, eh? Adesso vediamo se il nostro pubblico, che fa parte, è un pubblico anche giovanile, condivide le sue idee e magari qualcuno può prendere questa eredità.